Johnson della TV, ma la maggior parte praticamente è passata al digitale, cambiando il decoder, la televisione, PC, cacchi vari, però magari il cavo è quello che è. C'è sta l'amplificatore da quinta banda, l'antenna da quinta banda, che magari sta messa a cannone su una modalità PC e storie varie. Lo dico perché purtroppo è successo anche a me, a quell'altro QDH di Frascati, che mi stava là con la tutta una situazione che non mi riguardava proprio assolutamente, no? Però in quei casi non si tratta ignoranti o vuole far passare per forza, perché l'ignoranza semmai sta dall'altra parte di quello che vede la TV. Poi magari se va a mettere in mano uno pseudo tecnico, come nel caso mio, io parlo del caso mio, sia ovvio, che quello come è andato a vedere l'antenna della televisione dice: ma scusi, ma guarda qua che roba, dice, andiamo a cercare il disturbo, eccolo il disturbo, è a posto, pratica schede evasa. Evasa? Pratica evasa, nel senso, si è trovata l'origine del disturbo, antenne radioamatoriali, CB, quello che sia, quindi pratica evasa, trovato il disturbo. Però vedi, tante volte sì, vabbè, mo perché lui l'ha trovato, cioè nel senso, perché dà fastidio direttamente lì, quindi ricontrolleranno tutta quanta la linea, alla fine il disturbo lo elimina, perché sennò sarebbe a litigare con tutti quanti, no? Invece con uno solo dovrebbe litigare con tutti, invece mi pare che da quello che sto a capire, che litiga, cioè scusa, solo con questo, e quindi alla fine domani ricontrolleranno bene tutta quanta la linea, eliminano il problema e hai finito. Però sei tu che generi un problema, cioè sei tu che alla fine sei tu che lo generi, però ma pure te che lo stai a ricevere, perché tu non lo devi ricevere, e quello è il problema, che tu non puoi ricevere il segnale mio, quindi alla fine il problema è chiaramente di chi sta con l'antenna della televisione, è normale, stiamo sempre lì. E vabbè, dice in 2 metri non glielo fa, e poi vabbè, il problema nasce quando ti accendono qualcosa che tu non sai chi è, e che tu comunque, anche che tu magari non dai fastidio a nessuno, c'hai sto disturbo che non ti fa sentire niente, e stai da come da prima, insomma, stai da capo a 12. Vediamo stasera, per esempio, io ho queste onde quadra, due onde quadra che si ripetono, e una sciorta che sta per i cavoli sua, che fa un rimbalzo strano. Comunque vabbè. Però alla fine so che domani non c'è più, cioè potrebbe ritornare, però non è una cosa continua, non è una cosa giusta, è una cosa che ci sono disturbi che quando mi subentrano poi dopo. Addirittura c'ho, adesso per dire, a parte le onde quadra, non c'ho nessun QRM, cioè praticamente QRM è zero, quindi lo sfondo dello spettroscopio, sì, è praticamente blu. Blu scuro, notte, come neanche un puntino che raffigura un disturbetto, un segnale lontano, un po' di QRN, niente. Addirittura il pomeriggio verso le 8:30, così 9, accendono un qualcosa che mi fa come se quando ti ricordi quando accendi la televisione digitale analogica, no? Che fa tutta nebbia. E non so che cavolo accendono, però quello dura poco. Dura pochissimo, dura qualche minuto al massimo, ma quello si vede che accendono qualche cosa tipo un fono, sicuramente un fono, tempo da asciugarsi e poi spengono, e poi infatti sparisce, tutto qua. Quindi i disturbi sono belli quando ce l'hanno l'altro, e sei tu che poi alla fine comunque sai, sono loro che stanno a te. Il problema è quando sono i disturbi che ti entrano nella radio e che non sei visto, problema molto grande. ZWR Tango 2 Webback.
disturbi è perché probabilmente, mi ripeto, sulla linea televisiva praticamente c'è qualcosa che non ci deve stare o qualcosa che si è deteriorato, eccetera, eccetera. Mo, il fatto che noi riceviamo altri tipi di disturbi, quello è il nostro problema. Difficile perché praticamente potrebbe essere qualsiasi congegno o cosa che ci abbiamo intorno che genera questi disturbi qua, certamente.